Dopo un mese e mezzo la Gelbison e un mese il Città Sant'Agata ritrovano il campo e lo fanno nel match di recupero della quinta giornata. Da un lato la squadra salernitana che ha dovuto fare i conti con la pandemia, che ha investito ben 16 calciatori, poi tutti negativizzati, dall'altro gli isolani fermi dal successo interno con il Rotonda, ma che lontano da casa sono sempre rimasti a secco e che riescono ad interrompere il digiuno, mentre ancora una volta la compagine cilentana si vede costretta a rinviare l'appuntamento con la vittoria. E dire che nella prima frazione i rossoblù vallesi hanno dominato in lungo e in largo, andando meritatamente a riposo in vantaggio. Poi nella ripresa c'è stato il ritorno dei siciliani, che sono riusciti a portarsi a casa un prezioso punto. Le due squadre si schierano a specchio, entrambe con il 4-3-3. Ferrara al rientro in panchina dopo la squalifica propone il tridente Ebui, Perkovic, Cicirello. La Gelbison parte di buon carriera, quasi a voler dimostrare la voglia di tornare a riprendersi quello che per causa di forza maggiore era stata costretta a lasciare per strada, e soprattutto riuscire a centrare quella vittoria che manca dalla prima giornata. E il trainer romano Ferrazzoli schiera il tridente con Gagliardi, Koulibaly e Tedesco, e proprio quest'ultimo dopo solo i 3 minuti reclama un penalty per un atterramento in area, ma il direttore di gara, molto vicino all'azione, lascia correre. Dopo un solo giro di lancette viene fermato in fuorigioco Koulibaly. Al 23esimo ci prova Gagliardi, il quale solo davanti al portiere non riesce a finalizzare in modo vincente. È il preludio alla rete che giunge dopo 4 minuti quando sale sugli scudi il funambolico Koulibaly, che si beve come birilli gli avversari e mette al centro dell'area, dove Tedesco si fa trovare pronto a siglare la rete del vantaggio per la formazione di casa. Il Sant'Agata fa poco nulla, tanto che nel taccuino si registra solo qualche conclusione dalla distanza, con D'Agostino rimasto pressoché inoperoso. Nella ripresa la Gelbison, dopo aver fallito in modo clamoroso con Koulibaly il raddoppio, esce fuori la squadra siciliana con Cicirello, che è imbeccato ottimamente dal subentrato Ficarrotta e al minuto 17 riesce a trovare la rete del pareggio. La Gelbison con Tedesco atterrato in aria reclama un nuovo penalty, ma anche questa volta si lascia correre. Mentre in pieno recupero il Sant'Agata si vede negare la concessione di un rigore e poi arriva il triplice fischio. Un risultato che fa interrompere ai ragazzi di Ferrara l'astinenza da punti in trasferta e costringe la Gelbison ancora una volta a rinviare l'appuntamento con la vittoria, ormai risalente alla prima giornata nel derby con il Santa Maria. Un punto, quello raccolto dai cilentani, che li fa compiere un piccolo balzo in avanti, ma che li costringe a rimanere sempre nella zona bassa della graduatoria. I rossoblù devono recuperare un'altra gara sul campo del Messina, ma prima c'è da affrontare il match tra le mura di casa con il Biancavilla domenica 6 dicembre alla ripresa del campionato con le gare della settima giornata.